allora la Lazio sta facendo le cose per Maroni. Benino, secondo te? C'è una specie di rifondazione in corso. Maroni è un buon allenatore. Consideriamo che la Lazio 2 anni fa è arrivata seconda, eh. Cioè, c'hanno È comunque stata più molto casuale che appetito. altro, eh. Ho Diciamoci la verità. capito, però è una società che negli ultimi tempi ha fatto sempre Però ha la cambiato tutto rispetto a 3 anni Champions. fa. Perché ha venduto Luis Alberto, ha venduto il Vinicio Vissavi, ci Quindi ha venduto Immobile. Baroni c'è una grossa incombenza, secondo me. Baroni è un buon allenatore, un ottimo allenatore, che veniva da qualche esperienza negativa, poi ha scelto di andare nell'Andavetrina della Juve, in Serie C, e ha iniziato a formarsi. Dall'Andavetrina poi è passato a Lecce, e Lecce ha fatto molto bene. Ha lasciato il Lecce, con Lecce ha preso anche ha fatto la promozione e poi ha fatto la Serie A. Credo di sì. Era stato pure a E Benevento è facendo stata promozione in benevento, ha Serie fatto A. bene. È andato a A Verona, ha Verona ha fatto un fatto miracolo bene. l'anno scorso. Quest'anno era Davvero, destinato davvero. ad andare alla Fiorentina, se non che poi al campionato della Lazio. Ah, no, doveva andare al Bologna, Bologna e Fiorentina. È il Poi al campionato della famoso Lazio. salto di qualità. Lazio Speriamo che che sta lo facendo regga. un buon mercato, perché comunque ha preso Chauna, ha preso Noslin del Verona. Noslin, che secondo me farà benissimo. Ma manca sempre qualcosa, però Tavares dipende. dall'Arsenal, Castrovilli della Tavares è un Fiorentina. bel centrocampista, Castrovilli da Fiorentina a zero. Manca però la punta, perché non puoi sostituire Immobile con Castellanos. Mandano Non lo via puoi fare. Cancellieri. Non lo puoi No, è fare. arrivato Cancellieri pure il basic della So che Salernitana, stanno però trattando Simeone del ecco, Napoli. che sarebbe un Dovrebbero buon chiudere prospetto. 13 milioni di euro di bonus, che Baroni conosce discretamente.